Trentesimo anniversario dello United Nations Global Service Center delle Nazioni Unite, alla presenza del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e del ministro degli esteri Antonio Tajani. Si tratta della struttura da cui dipende l'intera logistica delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Oltre alle funzioni di sostegno logistico, il Global Service Center di Brindisi ospita il deposito di materiali necessari per il rapido dispiegamento di nuove missioni sul territorio e fornisce anche operazioni sul campo dei servizi geospaziali, informatici e inerenti alle telecomunicazioni. Siamo fieri di ospitare a Brindisi il cuore della logistica per le operazioni di mantenimento della pace dell'ONU, ha affermato Tajani. Food for Gaza, ha ricordato il ministro, è realizzata in collaborazione con PAM, FAO e FICROS e numerose componenti del sistema paese. And especially here, in relation to the very important contributions, I believe the first tranche of 10 million, the second of 10 million and the third being prepared to support the people in Gaza with all kinds of products that are of first need for everybody. So, I want to express my deep appreciation. Thank you very much. Come molto importante il progetto Food for Gaza, l'abbiamo organizzato con la FAO, con il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, con il sostegno della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, ma anche con il gradimento e il sostegno del governo di Israele e dell'autorità nazionale palestinese. Quindi un vero progetto umanitario. Partiranno da qui gli aerei, mentre da Gioia Tauro partiranno le navi che andranno a Cipro e poi attraverso il corridoio umanitario arriveranno a Gaza. Quindi stiamo raccogliendo materiale alimentare, ma anche sanitario e igienico. Ci saranno anche molte tende e addirittura una tenda per un ospedale da campo avanzato offerto dalla Croce Rossa Italiana.